Andiamo in casa Sporting Catanzaro, insieme a noi il presidente Domenico Tarantino. Ben trovato presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a lei ovviamente per aver accettato l'intervento qui su Stadio Radio, una provincia di Catanzaro tra l'altro che ultimamente sotto il profilo coronavirus è entrata ancora più sotto stress, basti pensare a quanto si legge rispetto alla situazione della casa di cura a Chiaravalle. Ecco, come si sta vivendo in città anche questa situazione, città dove tra l'altro c'è uno dei centri più importanti per questa guerra che si sta combattendo contro il Covid-19. Sì, sicuramente stiamo attraversando un periodo un po' particolare, no? Forse è la prima volta, insomma, che ci capita una situazione del genere. La situazione è un po', c'è un po' di allarmismo perché comunque non è che si sta proprio nella serenità, però mi sembra che la nostra città, insomma, stia rispettando molto quelle che sono le direttive e quindi c'è sempre un po' di apprensione, però speriamo che la situazione possa migliorare col tempo. Purtroppo è capitata questa situazione a Chiaravalle, speriamo che si possa ripristinare il prima possibile. Indubbiamente, invece, Mimmo, scusami, vai tu, se no ti rubavo il tempo. No, assolutamente, non ci sono problemi. Presidente, ben trovato. Quello che volevo un attimino sottolineare, Emilio fa le domande più tecniche, più calcistiche, io faccio un po' quelle più a più ampio respiro. Volevo una sua dichiarazione, una sua riflessione sul fatto che forse uno dei pochissimi casi nella storia della sanità meridionale, proprio a Catanzaro, ci sono due pazienti che sono stati trasferiti da Bergamo, perché a Bergamo c'erano problemi di posti in terapia intensiva, e invece a Catanzaro c'era la disponibilità e sono stati accolti. Noi purtroppo lo sappiamo, perché ho famiglie, ho amici, abbiamo sempre avuto casi di viaggi sanitari fuori regione per salvarci la pelle. In questo caso la Calabria ha accolto dall'evoluta Lombardia, dall'evoluta sanità lombarda, ha accolto due pazienti. Può essere questo oltre che un attestato di grande generosità calabrese, anche un segnale che le cose possono iniziare a cambiare dopo questa emergenza sanitaria? Ma assolutamente sì, credo che comunque stiamo dimostrando, non solo la Calabria ma comunque la nazione intera, che comunque siamo tutti molto uniti in questa situazione. Quindi ora è chiaro che la Lombardia si trova in questa situazione di grande emergenza ed è, credo che sia giusto accogliere anche queste persone che magari hanno un po' di difficoltà, dimostrando che comunque anche la nostra sanità spesso c'è un po', come dire, di uno pensa sempre di andare fuori perché ci sia sempre la migliore soluzione possibile, quando certe volte si sottovaluta anche quello che noi abbiamo all'interno. Diciamo, si dà per scontato che la nostra sanità non sia all'altezza di fare determinate cose, quando in realtà abbiamo delle situazioni molto molto all'avanguardia. Io mi riferisco anche a un reparto di lasciando stare in questo caso il Covid-19, ma anche, ne so, noi abbiamo una cardiochirurgia a Germaneto, a Germaneto, ma anche a Catanzaro, in a Villa Sant'Anna. Insomma, comunque abbiamo dei reparti veramente veramente importanti, però spesso andiamo alla ricerca della struttura fuori perché in un modo un po' ignorante crediamo sempre che fuori siano magari un pochettino meglio. Forse è vero, però noi neanche andiamo a provare effettivamente se c'è il medico, o comunque riusciamo a capire
le nostre cliniche come si sono attrezzate, come sono organizzate. E questo è stato un gesto che, vabbè, noi calabresi siamo sempre aperti ad ogni aiuto, e lo abbiamo già dimostrato anche detta in dialetto simui cori. Quindi questo ci fa capire che comunque noi non siamo il terzo mondo. Certo, sicuramente qualche cosa da migliorare ce l'abbiamo, però abbiamo anche delle strutture che spesso vengono sottovalutate, ma in realtà riescono a dare qualcosa di buono anche alla sanità. Indubbiamente, tra le altre cose, la Calabria ha tanti buoni esempi che forse molto spesso, ne discutevamo anche la settimana scorsa con l'assessore Orso Marzo, siamo noi che ci concentriamo troppo sulle cose che vanno male, tralasciando ciò che va bene. Presidente, invece, per tornare al calcio, la domanda ricorrente di oggi è quella relativa al normare quelli che sono i rimborsi per i calciatori con un tetto minimo, un tetto massimo. Qual è il suo punto di vista sotto questo aspetto? Mi riferisco alla Serie A? No, mi riferisco dall'eccellenza in giù. No, vabbè, io scusa perché sono distratto, non ho capito la domanda. La domanda era cosa ne pensa dell'ipotesi di normare con un tetto minimo, un tetto massimo quelli che sono i rimborsi ai calciatori? Questa è una situazione un po', diciamo, di solito si fanno delle situazioni un po' personali con il singolo calciatore, quindi non lo so se sia una situazione fattibile questa cosa. Io penso che un calciatore, in base a quello che è il suo curriculum, in base a quello che ha fatto, in base alla sua professionalità, in base a quello che è il suo valore, quello che può dare all'interno di una squadra, è chiaro che non può essere paragonato. Poi è chiaro che i tetti minimi e massimi ci sono pure con gli allenatori, no? Ci sono comunque, c'è una tabella dove comunque uno c'è questa tabella, però alla fine non è che viene sempre rispettata, quindi alla fine credo che questa cosa dei rimborsi sia giusto gestirla, vado contro i miei interessi, insomma, diciamo. Okay. Però credo che sia giusto gestirla un po' come uno ha la possibilità di fare e come il giocatore in qualche caso merita. È chiaro che non si può fare un tetto minimo quando un giocatore magari non riesce neanche a capire i movimenti da fare durante un allenamento, o comunque un giocatore che prendi per riempire la rosa non può essere un giocatore che può avere un costo minimo, insomma. Certo, quindi credo che sia così. Io sono su questo punto di vista per lasciare la situazione così com'è. Credo che ci siano dei giocatori, dei calciatori che fanno la differenza e magari possono cercare di gestire meglio la situazione. È chiaro che da ora in avanti la situazione potrebbe un attimo cambiare, perché questa situazione dal punto di vista imprenditoriale un po' potrebbe cambiare le cose. Bene, Presidente, grazie per essere stato con noi, insomma, in bocca al lupo, speriamo di tornare presto ovviamente a parlare di calcio. Assolutamente, grazie a voi e buon proseguimento. Grazie.